Buon anno e benvenuti a GCN Italia Show. Questa è la nostra prima puntata ufficiale del GCN Italia e vogliamo ringraziarvi, siete stati in tantissimi a scriverci dopo il video promozionale, spero vi sia piaciuto e dai commenti sembra proprio di sì. E volevamo, oltre a ringraziarvi, anche chiedervi di continuare a commentare, di darci consigli, di chiederci cosa fare, cosa volete vedere. E soprattutto, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al più presto. Dato che questa è la nostra prima puntata, volevamo spiegarti un po' che cosa andremo a fare in questo GCN Italia. E potremo esaudire tutte le vostre richieste del tipo, non so, volete sapere il modo migliore per andare in salita? Il modo migliore per andare in discesa? Volete che mi butti giù con una graziera dallo zoncolan? Faccio anche questo, però chiedetecelo, commentate e fatevi sentire. È arrivato il momento di spiegarvi cosa faremo a GCN Italia. Ci saranno 3 video settimanali. GCN Italia Show, dove vi parleremo un po' delle notizie che dovete sapere del mondo del ciclismo che conta. Giocheremo anche un pochettino sui vostri commenti. Cercheremo sempre di rendervi partecipe. Ogni giovedì usciremo con un video sulla manutenzione della bici, quindi parleremo del fai da te, del come risolvere i piccoli problemi in cui possiamo incappare, diciamo, con la nostra bicicletta. E anche per, insomma, riuscire a toglierci qualche piccola soddisfazione a livello meccanico. Comunque, il terzo video è riguardo la bici, consigli quindi per come pedalare meglio, consigli anche per come dimagrire nel modo migliore, la tecnica. Cercherò di darvi qualche consiglio anche magari in base a quello che ho imparato nella mia carriera, per quello che posso, e quindi cercheremo di darvi tanti contenuti, ma soprattutto anche di coinvolgervi il più possibile. Notizie dal mondo del ciclismo, race news. Siamo al 1 gennaio, quindi non ci sono ancora gare. La prima gara più importante sarà il Tour Down Under, che inizierà il 15 gennaio. E però ci sarà il campionato italiano di ciclocross il 12-13 di gennaio, e dove abbiamo atleti molto interessanti che saranno a giocarsi la maglia tricolore. Nelle donne ci sarà l'Arzuffi con Eva Lechner a sfidarla, insomma a creare questa suspense. E poi ci sarà nella gara maschile Gioele Bertolini, che se la dovrà vedere con San Parisi, Fontana e Cominelli. Quindi sarà molto interessante vedere come andrà a finire. Probabilmente saremo presenti all'Idroscalo di Milano, vedremo, potremo inventarci qualcosa. Anzi, puoi commentare con un tuo pronostico se il ciclocross è la tua passione. Facci sapere. Notizie flash. Ogni settimana includeremo nel nostro settimanale alcune notizie molto brevi che è necessario conoscere. Tipo, ad esempio, per questa prima puntata volevamo farvi conoscere, menzionarvi alcuni ritiri importanti che sicuramente saprete già. Damiano Cunego, vincitore del Giro d'Italia del 2004 e che nel 2019 non sarà più in gruppo, come anche Filippo Pozzato, il grande Pippo, che abbandona il ciclismo professionistico dopo 19 stagioni, grande Pippo. Franco Pellizzotti, dopo 17 stagioni ad altissimo livello anche lui, smette di correre. E Matteo Bono, grande gregario della UAE, che smette dopo 13 anni. Inoltre anche un certo Alan Marangoni, dopo 10 stagioni anche lui finalmente ha deciso di smettere. Vai Alan! C'è chi smette dopo tanti anni di corse, c'è invece chi si affaccia al ciclismo World Tour con i riflettori puntati addosso. E tra questi giovani abbiamo Matteo Moschetti, che lo scorso anno correva con la Polartec Cometa, la squadra di Basso e Contador Continental. 8 vittorie per lui nel 2018 e che sale dai ranghi World Tour, diciamo, con la Trek Segafredo. Poi abbiamo Edoardo Affini, che lo scorso anno ha portato a casa un quarto posto ai mondiali e cronometro Under 23, che ha firmato un contratto biennale con la Mitchelton Scott. E un altro neopro molto interessante è Remco Evenepoel, che a soli 18 anni è passato con la Quickstep. Ha vinto di tutto negli juniores, ha fatto veramente tutto quello che gli pareva e hanno deciso di farlo passare direttamente nel professionismo che conta. E l'ultimo ad aver fatto una roba simile mi sembra fosse Pippo Pozzato, se non sbaglio. E ricordiamo che Evenepoel ha vinto il campionato europeo lo scorso anno con 10 minuti di vantaggio, una cosa mai vista nella storia. Speriamo che la Quickstep lo sappia gestire e non lo bruci.
e perché è un talento secondo me a dir poco strabiliante. Vedremo cosa riuscirà a fare. Abbiamo girato il promo 2 settimane fa, è uscito, c'è stato molto entusiasmo attorno a questo lancio, diciamo. Vi ringraziamo tantissimo per i commenti, i complimenti che ci avete fatto, però volevamo farvi vedere una cosa interessante riguardo a quando è stato lanciato il GCN in Espagnol. In tanti hanno commentato il lancio del nuovo canale, tipo, non so, Aieye Brazo, grandissimo Aieye Brazo, dice: in bocca al lupo per la versione spagnola del canale dall'Italia, di sicuro ci saranno più giornate di sole. Poi c'è Roberto Ambrosi che dice: bravi, complimenti, ma quando il canale italiano? Un altro dice: GCN in italiano? Ecco, abbiamo lanciato il canale italiano, quindi voi chiedete, noi facciamo, nei limiti del possibile. Sondaggio della settimana. Ogni settimana sul GCN Italia Show vi lanceremo un sondaggio. Devi fare in alto a sinistra, cliccare sullo schermo. Questa settimana il sondaggio riguarda la tecnologia, e cioè cosa usi tra Shimano, Campagnolo, SRAM. Vota, 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 vota. La Caption Challenge, che in italiano sarebbe la sfida delle didascalie, insomma. Praticamente la sfida consiste nel commentare, mettendo la vostra didascalia ideale, una foto che pubblicheremo, come in questo caso questa foto qua. Vabbè, qui c'è, vediamo se riconoscete uno dei due corridori che hanno forato e che stanno cambiando la ruota. E io non so, in questa foto metterei addio sogni di gloria, perché insomma hanno forato in due, oppure foratura di coppia, non so, vedete voi, la mia non fa ridere, però magari la vostra sarà sicuramente meglio. Chi vincerà la sfida delle didascalie, che metterà la didascalia più figa, più originale, più divertente, vincerà una fantastica borraccia Camelback GCN. E quindi, ragazzi, vi consiglio di votare per poter vincere questa fantastica borraccia Camelback, perché è una borraccia di alto livello, diciamo. E quindi votate, votate, votate. Allora, la nostra prima puntata di GCN Italia Show è finita. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi consiglio di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di attivare le notifiche per sapere tutte le volte che un video verrà pubblicato. Poi mi raccomando, abbiamo il nostro GCN Shop per trovare magliette come questa qui, che è bellina. E niente, se volete vedere anche i video in inglese con sottotitoli in italiano, fate pure, magari potete trovare qualche spunto interessante. E niente, noi vi salutiamo e arrivederci alla prossima puntata.